E debutta, vede la luce proprio qui a Ginevra, questa splendida Hyper SUV, no? Un Hyper SUV totalmente elettrico. E così siamo in compagnia, ovviamente, lo conoscete tutti, di Fabrizio Giugiaro, l'ultima nata dalla penna e dalla maestria di Fabrizio e Giorgetto Giugiaro. Certamente. Sì, abbiamo inventato una nuova tipologia e io, giocando un po' con le tipologie, l'ho chiamato Hyper SUV perché va oltre il SUV e non è la classica vettura edonistica che rade il suolo. Per cui è un oggetto che effettivamente oggi non esiste ancora, è stata in realtà già testata il weekend sul lago ghiacciato di St. Moritz proprio per provare che anche le show car, se gestite in una maniera un po' particolare come sappiamo fare noi, possono affrontare qualunque terreno. Ecco, che caratteristiche ce la racconti un po', anche negli interni, come si presenta? Sì, è un due posti secco, quindi una vettura che noi diciamo esotica, però per un uso totale, ha una forma che al di là della tecnica estrema, appunto dei 400 kW elettrici, deve creare delle emozioni. Chissà perché tante vetture elettriche spesso non lo creano questo, e quindi ho voluto divertirmi al di là del fatto che forse la forma è fin troppo diciamo originale rispetto alla tecnologia invece molto innovativa. Con le prestazioni decisamente elevate, dunque. Non elevatissime, nel senso che oggi si parla di 1000 cavalli, di 500 km orari. Questa in realtà ha i piedi per terra, anzi le gomme per terra, su ogni terreno, ma diciamo 250 all'ora, che oggi fa quasi ridere, però su ogni terreno, da 0 a 100 in 4 secondi, quindi grandi emozioni, ma un uso globale al 100%. E soprattutto nei centri storici chiusi, al traffico di vetture tradizionali, essendo elettrici, possiamo anche utilizzarla sempre.